Incontro all'uomo, non ha paura di ciò che incontra e non si ferma davanti a nulla. Cammina ancora, cammina, tutto rinnova il suo passaggio, se ne va a capo scoperto. Vento e disprezzo riceve in faccia e va, senza rallentare e va, questo è l'uomo che cammina e va. Cammina, cammina, riposare gli è vietato. Anche la morte va, senza rallentare e va, questo è l'uomo che è sorto già. Serata, noi questa sera faremo un percorso insieme con voi, faremo un cammino attraverso le nostre canzoni di 3 cd, 2 sono già effettivi, pronti, che se volete alla fine possiamo anche vendere, l'ultimo lo stiamo finendo proprio in queste settimane e il prossimo brano che ascolterete è proprio tratto dal 3 cd, si chiama Davanti a me. Ed è un brano che è stato scritto proprio durante un'adorazione eucaristica davanti a Gesù, vivo e vero, davanti a me. Jesus,
vuoi farmi compagnia e sei qui, qui con me, tutto il resto più non c'è, la tua voce, la tua luce e tutto cambierà. Nella mia fragilità
quel giorno, io lo so, è già scritto nel mio sogno, la mia vita può ricominciare. Ora tardi ma ho capito che anche stava nascosta nella mia fascista. Cambiare, posso ancora ritrovare
parla del protagonista della prossima canzone. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, figlio di che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiamo. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco rispose: Rabboni, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. La prossima canzone si intitola Figlio di Davide. Yeah.
cercato, prego, abbiamo cercato di mettere in musica nel prossimo CD, molte canzoni sono prese dalla liturgia, abbiamo cercato di mettere in musica il credo, vediamo cosa è venuto fuori. Ma perché sarà bellissimo per quello. Mamma canta a me. 1, 2, 3, 4. Io credo e così vivo. Io credo e così vedo. Se il cielo è aperto, il Signore è uno. Se il cielo è aperto, il Signore si è mostrato. Abbiamo potuto riconoscere la vita e il suo autore. Noi ora conosciamo l'amore che Dio ha per noi. Cielo e sulla terra tutto è dono suo. Credo nell'amore di Gesù, il Figlio amato, luce vera dalla Vergine, uomo e Dio senza difetto. Autore, noi ora conosciamo l'amore che Dio ha per noi. Credo nella Chiesa, famiglia radunata, come il perdono rinnova la vita e il cielo siamo simili. Io credo nell'amore, negli altri, nel futuro, nella vita e così vivo, e così credo.
la vita è così vivo, e così credo. Grazie. 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 Grazie un po', Allora, sempre queste bacchette in mano, però figlio mio, lasciamole qui, non mi seguono adesso. Un applauso a Paolo. È un pezzo bellissimo che però ci dà una, come posso dire, una, un annuncio grosso, grande, perché il prossimo brano ci dice, anzi il prossimo brano ti dice che tu vali niente po' di meno che la morte di Dio, cioè non la morte, tutte le vite sono, ci mancherebbe, però la morte, cioè c'è una persona che è morta per te e questa persona è Dio che ha deciso di morire per te. Quindi a me dispiace dirlo, però da questa sera, da quando uscite da questo teatro, non avete più nessuna scusa per piangervi addosso, cioè non potete più dire non valgo, non sono capace, la mia vita, no. Da questa sera noi vi diciamo che c'è una persona che vi ha amato così tanto, che ti ha amato così tanto, da morire in croce per te. Abbiamo sentito questo annuncio dal percorso dei 10 comandamenti e quando l'abbiamo sentito ci ha squarciato il cuore, davvero. E allora abbiamo detto, non ci facciamo un pezzo su questa, se non andiamo così. Tu sei! Ipocrita, se,
sorto per me, io valgo. Non sono un ipocrita. Sì! Bravi! Assomigliano un po' a Irmina Rocco. Ma sei la tastiera. Sottofondo, grazie. Grazie. Dal Vangelo secondo Luca. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo, stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che lo aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei, invece, da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei, invece, mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco ama poco. Ovviamente. Poi disse lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. L'altra donna, la donna del mio amico, no? L'altra donna. Uomini soli. No, aspetta, cos'è che fanno adesso? Pensiero.
Gli incontri dove la gente un sorriso, non voglio aspettare un altro.
aspettare un po'. Allora, adesso cos'ho? Due parole possiamo dirle, però no? Chi siamo, cosa facciamo, in quanti siamo, il nostro codice fiscale, no, quello forse no, forse è un po' troppo. Allora, noi ci chiamiamo Mino Rock, come sapete, siamo un gruppo di ragazzi, quasi tutti i ragazzi. C'è una ragazza. Anche una ragazza, due ragazzi. Giusto, giusto. Due ragazzi e tanti ragazzi. Allora, noi suoniamo dal 2005, abbiamo attraversato alcuni, come posso dire, momenti di difficoltà, perché all'inizio abbiamo, come posso dire, abbiamo iniziato perché eravamo pieni di noi, cioè suonavamo perché noi eravamo bravi, cioè gli altri no, però noi sì. Poi scusa, noi abbiamo messo anche il marchio Gesù, quindi siamo a posto, no? E questo ci ha fregato, perché dopo circa 3 anni, nel 2008, siamo andati in crisi, stavamo per dividerci. Perché? Perché abbiamo capito che facevamo il pieno di benzina nel vostro sbagliato, che era il nostro cuore, no? Noi stessi. E questa cosa ci stava davvero fregando. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di, insieme con il nostro Don, che ci guida, Don Daniele Bighi, abbiamo deciso di fare un ritiro per capire che cosa il Signore voleva da noi. E tutti i nostri casini, si può dire casini, non tanto siamo in teatro, mica chiesa. Tutti i nostri casini li abbiamo messi nel calice e nel pane di una Eucaristia, di una domenica, in un ritiro, a Lagrimone, in provincia di Parma. E cosa è successo? Una cosa straordinaria, che nessuno si aspettava. Abbiamo suonato per la prima volta i nostri pezzi, non per nessuno, non per un pubblico, no? Eravamo solamente noi, c'erano le suore di clausura e c'era Gesù. Cioè abbiamo suonato per la prima volta per Lui. E non riusciamo a spiegarci ancora oggi, nei nostri cuori, la gioia, ma una roba da spaccare, da far venire i brividi. E allora abbiamo detto, no, un attimo, se a fare questo ci vengono i brividi, vuol dire che forse il Signore ci chiama a fare questo. E allora abbiamo cambiato un po', cioè stiamo cercando tuttora di mettere al centro Lui. Cioè il nostro cantare, il nostro suonare vuole essere un annuncio alle persone che ci ascoltano della gioia che noi abbiamo incontrato nel scoprire Gesù nella nostra vita. La cosa bella è che i casini non sono cambiati, cioè siamo le persone di prima, cioè non è che questo obiettivo ci ha risolto la vita, è che appunto è diventato il nostro obiettivo, perché il Signore usa le nostre pochezze per arrivare agli altri. Il prossimo brano si intitola Il Centro e spiega molto bene questo concetto, cioè mettere al centro Gesù nella tua vita. Cos'è mai la nostra vita?
che possa interessarti. Oh Gesù, tu fai nuova ogni cosa, dai ragione alla vita, ora il mondo può cambiare. Oh Gesù, tu fai nuova ogni cosa, dai ragione alla vita, ora il mondo può cambiare. Vedo soffrire piccato dal dolore, oh Jesus, tu hai dato tutto per amare fino in fondo. In realtà, Pascal sosteneva che l'uomo è un misero,
ma custodito dall'amore misericordioso di Dio in Gesù Cristo. Il brano, il prossimo brano, racconta la sua esperienza di fede, nascosta ai più, che vedevano il suo altissimo coefficiente intellettivo, la K-tanta, e lui diceva: Signore, fa che ci svegliamo dal torpore del benessere e scopriamo la meraviglia di saperti uomo come noi, a fianco della nostra vicenda. Si dice che quando è morto, la governante, intanto che sistemava i suoi vestiti, i vestiti del defunto, ha scoperto dentro la sua giacca un foglio, un fogliettino, e sopra questo foglio c'era scritto: Signore, fa che io non possa più scappare, fa che io non possa più fuggire dal tuo amore. Bye.
prossima canzone parla di sguardi. Siamo abituati a usare il telefonino prima cena con il nostro Don. Parlavamo che se avete fatto l'incontro sull'importanza dei social network, ma siamo sempre con la testa in basso, camminiamo in basso con lo sguardo sui telefonini e su tutti i sguardi distratti sappiamo insomma quali sono i nostri problemi di oggigiorno. E poi ci sono sguardi voraci che magari certe donne, solo certe donne riescono a intercettare, ecco. E dicevo, una canzone che parla di sguardi. C'è una persona nel Vangelo che è Zaccheo, che ha fatto dello sguardo lo sguardo attento mentre passava Gesù, un momento di incontro, un momento che gli ha cambiato la vita. Nello sguardo tra Gesù e Zaccheo si sono intesi alla perfezione, e in quel momento cosa è nato? È nata la festa, è nato un cambiamento, è nato qualcosa di eccezionale, di grandioso. Lo sguardo di uno quindi è diventato un incontro liberante e una vita nuova. È scritto nel Vangelo che quel giorno Zaccheo, incrociando lo sguardo di Gesù, ha fatto festa. La prossima canzone si chiama Nel tuo sguardo. La prossima canzone si chiama Non al giardino. Ci siamo incontrati al centro di uno sguardo, a metà strada tra la terra e il cielo. Da un albero aspettavo di vederti. Ci siamo incontrati al centro di uno sguardo, hai alzato gli occhi e ho visto la misericordia che mi cercava e voleva star con me. Alla tua presenza tutto è cambiato in festa, la misericordia non sa fare altro. Alla tua presenza sono rinato in gioia e bellezza, perché nella bellezza si vive. Perché nella bellezza si vive.
Marcello, no? Ed è un peccato grande. Allora abbiamo detto, chi viene ai nostri concerti prega con noi l'angelo di Dio. Angelo di Dio. Alla tua presenza non c'è. Thank you.
Yeah.
illuminato. Attaccarla. Allora, il siamo? Yes, pronti? Bravo. Allora dovete sapere, aspetta che ci sistemiamo tutto qua, dovete sapere che la, non è la matrice, qua c'è scritto un'altra cosa, ah sì giusto, la matrice di un gruppo rock è il suo groove, giusto? Che cos'è il groove?
Sei pronto? Facciamo l'intro a manetta, solo intro, io, te e Gioele, pronti? Certo. 1, 2, 3, 4. Questo è il gruppo, eh? Del rock, ok? Ma qual è il groove del cristiano? Ci siamo chiesti, ma qual è il groove? Che cos'è che muove il cristiano? Guarda, dici in cielo. Pronti? 1, 2, 3, 4. Sì!
sembra Elio le storie tese, questi finali qua. Insomma, ti sbagliamo qua. Scusa, io devo vedere se non muoio. Allora, tutto buono. Niente, partiamo subito. La prossima canzone parla della conversione di San Paolo, extroversi. Oltre l'illusione,